Aria sempre più inquinata, mari pieni di plastica e di degrado, dissesto idrogeologico, alluvioni, frane, problemi crescenti del cambiamento climatico. I temi ambientali sono sempre più centrali nella vita di tutti i giorni. Per vivere bene nel nostro mondo dobbiamo tutelare l'unica casa comune che abbiamo, che è la Terra, il nostro pianeta. E non ce lo deve dire solo il Papa, Papa Francesco, che ha fatto una Laudato Si, cioè un'enciclica per dire questo, che ha detto non si può vivere sani in un mondo malato, per far capire che il tema della pandemia non è solo una grande emergenza sanitaria, ma è il grande allarme di come abbiamo iniziato a distruggere i ritmi naturali della Terra in modo a volte irreversibile. Ecco perché il diritto alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, il diritto all'ambiente va inserito anche nella Costituzione della Repubblica Italiana ed è una battaglia che noi vogliamo portare avanti con molta determinazione. Il 10 dicembre io ho costituito con una conferenza al Senato della Repubblica insieme a tanti parlamentari, la senatrice De Petris, la senatrice Maiorino, la senatrice Binetti, i deputati Rotondi e Amitrano, ma hanno aderito altre decine di parlamentari. Questi erano quelli presenti lì fisicamente. Voi sapete che poi non si può essere troppi presenti, quindi era un numero anche limitato. E i ragazzi della piattaforma Opera 2030 e l'associazione Green Accord e Mare Vivo e tante altre realtà che hanno voluto sostenere questa iniziativa che abbiamo voluto chiamare Ecologia Integrale, un intergruppo. Camera, Senato e società civile, con l'obiettivo di tradurre in norme tutte queste dichiarazioni a favore dell'ambiente che si fanno dappertutto, ma soprattutto l'ispirazione data dall'enciclica Laudato Si. E cosa avevamo detto il 10 dicembre? Iniziamo da ottenere finalmente il voto del Parlamento per inserire il diritto alla tutela dell'ambiente dentro i principi fondamentali della Costituzione italiana. Dobbiamo riuscirci. La senatrice Maiorino è la relatrice al Senato di un testo che unifica una serie di proposte di legge. Già nella cosiddetta Costituzione europea, nel Trattato di Lisbona, erano stati inseriti questi temi e nel 2001, quando si fece la riforma del titolo V della Costituzione, io ero uno di quei parlamentari che ho insistito pesantemente per riuscire a inserire nei principi della Costituzione la tutela dell'ambiente. Poi riuscimmo almeno, visto che si stava modificando il titolo V, quello che riguardava i poteri delle regioni, riuscimmo a inserire la tutela dell'ambiente e della biodiversità tra le competenze esclusive dello Stato. Era un'epoca in cui si voleva diffondere tra le regioni tutte, avremmo avuto addirittura 20 legislazioni di tutela ambientale ancora più scombinate e siamo riusciti almeno a salvare questo, ma non riuscimmo a inserire nei principi della Costituzione la tutela dell'ambiente. Oggi sono passati 20 anni, abbiamo il governo Conte che già si era dichiarato favorevole. In Parlamento tante forze politiche che hanno detto che bisogna inserire nei principi costituzionali questa modifica. Il nuovo Presidente del Consiglio Draghi ha messo non solo la transizione ecologica, ma l'inserimento del diritto dell'ambiente in Costituzione come un'iniziativa che il governo sosterrà, ovviamente è una competenza parlamentare. Beppe Grillo, tra i temi per cui ha motivato il sostegno del Movimento 5 Stelle a questo governo, c'è stato anche l'inserimento del diritto all'ambiente in Costituzione. Quest'anno l'Italia presiede il G20 e terrà in autunno la conferenza dei 20 capi di Stato e di governo del G20, dei leader delle più grandi economie del pianeta. La stessa Italia co-presiede insieme all'Inghilterra la conferenza, la COP26, che è la conferenza sui cambiamenti climatici, e a Milano terrà a settembre la pre-COP, quella che prepara i lavori della conferenza del clima. Bene, credo che questo è l'anno giusto, il 2021, per votare, visto che ci vogliono 4 letture a distanza di 3 mesi, tra marzo e aprile si voti in prima lettura Camera e Senato, perché è cominciato il Senato, il dibattito è alla Camera, e poi si aspettano i 3 mesi, di nuovo Camera e Senato,
E noi potremmo presentarci in autunno a questi appuntamenti internazionali come uno dei paesi, non sono tantissimi, ma ce ne sono già paesi, anche europei, che hanno già il diritto dell'ambiente in Costituzione, uno di quei paesi che considera tra i principi fondamentali della propria legge fondamentale, che è la Costituzione della Repubblica, la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Poi se si possono aggiungere altre cose come la tutela degli animali e della importanza che hanno gli altri esseri viventi oltre agli esseri umani nel nostro pianeta, questo sarebbe un elemento in più. Però se invece di aprire un dibattito infinito, almeno i principi fondamentali della tutela dell'ambiente e della biodiversità, che riguarda tutto, inseriamolo nella Costituzione della Repubblica. Noi per questo abbiamo fatto partire una petizione sulla piattaforma Change e stiamo lavorando perché si senta la pressione dell'opinione pubblica presso il Presidente della Camera e del Senato perché si accelerino questo iter e basta rinvii. Abbiamo aspettato 20 anni, facciamo finalmente questo passo importante da un punto di vista culturale, simbolico e normativo.